Benvenuti, benvenuto a tutti. Questo è il meetup organizzato dal PHP User Group di Torino. Io che sto parlando sono Enrico Zimuel, uno dei appunto, fondatori del PUG Torino. E dopo diciamo, diverso tempo, perché sono un po' di mesi che non facevamo diciamo, nessun evento, siamo riusciti a organizzare appunto questo meetup, purtroppo ancora online, ma spero, come detto in precedenza, di poter tornare in presenza il prima possibile e quindi cercheremo insomma di aumentare il numero di meetup da qui a fine anno. Oggi con noi c'è Flavio Ficcadenti che ci presenterà questo argomento appunto la gestione degli stream in PHP. Non mi dilungo ulteriormente e passo la palla a Flavio. Ultima nota, scusate, se avete delle domande durante la presentazione potete scriverle in chat e poi apriremo i microfoni a fine presentazione, così faremo una sessione di domande e risposte. Prego, prego Flavio. Grazie Enrico e buonasera a tutti. Mi presento, sono Flavio Ficcadenti, con i miei quattro ragazzi siamo una ditta a Torino dal 2007. Ci occupiamo di programmazione PHP, in particolare con Zen Framework, oggi Laminas. Vorrei parlarvi appunto di stream in PHP e vorrei farlo incominciando subito con una demo che consiste in questo: nel far partire uno stream in download e vedere che durerà circa 30 minuti e poi andremo a vedere il codice che realizza questo tipo di download controllato nei byte per secondo in particolare. Ok, questo lo lasciamo andare. E proviamo ad andare avanti. Il codice è questo, ma lo vedremo più avanti. Intanto vorrei porre a tutti una domanda, se siete a conoscenza di come poter leggere il body da una chiamata REST, in particolare con magari un put come questa qui a fianco. Se volete rispondere via chat, Enrico leggerà le vostre risposte. Magari aspettiamo un secondo. Io chiedo scusa, ma non sono molto abituato a parlare in pubblico e tra l'altro adesso così a distanza diventa anche un po' più difficile perché non vi vedo e non vi sento. Ok, proviamo ad andare avanti intanto che vorrete Sì, non ci rispondere. sono risposte, quindi direi che il talk è perfettamente, Ok. diciamo, è necessario. Ok, ottimo. Ok, quindi la domanda è come leggere il body, quindi il payload di una chiamata HTTP, di una richiesta HTTP. Proviamo ad andare avanti e cercheremo un attimino di scoprirlo, perché tutto quanto quello che concerne le chiamate, le richieste, piuttosto che le risposte da parte di un server possono essere controllate tramite il protocollo HTTP e quindi leggere il payload, il body di questa risposta diventa fondamentale. Come lo stesso il fatto che possiamo prendere in considerazione le richieste e le response, le risposte del server come due punti di riferimento assoluti nella comunicazione tra browser, tra client e server, oppure tra server e server. Quindi lo stream PHP che è stato realizzato nel 2005, addirittura con il PHP 3,
risulta ancora non molto conosciuto, se vogliamo. Da notare che uno dei passaggi importanti è stata l'annullamento, il deprecate della superglobare row post data, che prima del PHP 7 avrebbe risposto alla domanda che ci siamo posti prima. Adesso, per leggere il post di una chiamata REST, dobbiamo assolutamente usare il PHP input e quindi uno stream. Quindi il PHP input è uno stream che permette di accedere ai dati grezzi presenti nel body della richiesta. Appunto, il confronto è quello di porre a confronto, voglio dire, la superglobale post con la lettura del body, e magari proviamo a farlo ancora tramite una demo. Questo è il comando, il file get contents del PHP input, è praticamente la funzione che risolve il problema che ci siamo posti prima su come leggere il payload. Quindi abbiamo che il file get contents permette di assegnare alla raw data il contenuto del body, semplicemente con questa riga. Proviamo un attimo a fare un piccolo esercizio con una demo. Ok, vediamo un po', si tratta della 1.1, questo qui. Il primo esempio permette di ricevere un post inviato via Ajax, ma con un URL encoded. C'è quindi un classico post che potremmo ricevere da un semplicissimo tag form. Noi lo lanciamo comunque via Ajax, ma questo spedirà un URL encoded. Il risultato è proprio di ricevere nella $ROPOST le nostre variabili. Possiamo anche vederle in questa maniera qui, se vogliamo. La response che abbiamo ricevuto è questa. Il nostro payload dovrebbe trovarsi qui in basso, eccolo qui. Questo nel formato URL encoded. Invece, se proviamo a spedire un post in formato Ajax, la soluzione di lettura diventa impossibile con la superglobale $POST. Quindi questo è il payload che abbiamo spedito via Ajax. La response in questo caso mi restituisce la lettura del JSON decodificato. Adesso diamo un'occhiata anche al codice. Proviamo di qua. Allora, cos'è lo stream dunque? Lo stream è un trasferimento di dati che avviene in una particolare maniera, cioè tramite una separazione in buckets che non sono altro che delle sezioni di dati che possiamo regolare nella dimensione all'interno del buffer. Quindi lo stream si preoccupa di leggere questi flussi di informazioni, astrarli, come vedremo, in
appunto un oggetto stream, e quindi di poterlo gestire, copiare, clonare, tagliare, stampare e destinare ad un altro stream magari in uscita. I buckets sono appunto delle sezioni di dati. PHP Stream divide i dati in sezioni di diversi byte ognuna, comunemente chiamati buckets, che vengono gestiti uno alla volta. Allora, questo è lo script del download che, come vedete, sta andando avanti e sembra dire che mancano ancora 28 minuti. Si tratta di un file che ho caricato a disposizione del server di 100 mega e ho dettato un download rate in questa variabile qui, moltiplicando 50 per un k. Dunque, l'algoritmo cosa fa? Si preoccupa prima di tutto di spedire con un flush il ladder. Dopodiché carica il local file in una variabile che si preoccuperà di gestire lo stream. L'fopen della variabile determina appunto la creazione di un puntatore che sarà il nostro stream da gestire. Il while successivo si preoccupa di ripetere la stessa operazione fino alla fine del file, fino a quando il puntatore non arriverà alla fine del file. Nel frattempo non farà altro che leggere questa quantità di dati e quindi andarla a stampare. Il flush consegnerà questi dati all'output e lo sleep, alla riga successiva, attenderà un secondo. Per cui siamo riusciti con questo espediente a fare cosa? A consegnare 50 kbytes al secondo, che vengono letti in questa riga di print, vengono stampati in questa riga di print, letti dall'fread, che ha la particolarità di leggere una quantità di byte determinata appunto da questo secondo attributo della funzione rispetto al primo attributo, che è il nostro stream puntatore. Il flush si occupa di consegnare in output i dati che avrà ritenuto fino a questo momento, e lo sleep non farà altro che regolare il tempo per un secondo. Alla fine andremo a chiudere il nostro puntatore, ormai arrivato alla fine. Dunque, probabilmente tutti quanti hanno usato queste funzioni che sono la fopen, fwrite, fget oppure file contents e tante altre che ci sono intorno alle funzioni del file system. Però dobbiamo notare che lo stream ne costituisce appunto la parte underground che si preoccupa di far girare queste funzioni. Queste funzioni lavorano perfettamente con tutti i wrapper. Adesso vedremo un po' quali sono gli standard wrapper che sono offerti di default da PHP e quali invece possiamo occuparci di creare ad hoc, come hanno fatto Dropbox piuttosto che Amazon, creando un proprio wrapper che vedremo altro non è che una classe che soddisfa determinate funzioni di una interfaccia. Questo ad esempio è lo streaming per Amazon S3 Service, e dopo aver dettato delle opzioni personalizzate, alla riga successiva si preoccupa di registrare
lo stream wrapper probabilmente dietro non farà altro che eseguire la funzione stream wrapper register con un protocollo, la classe che determina appunto il wrapper che è stato disegnato ad hoc, e quindi il protocollo che in questo caso sarà il nostro S3 come segmento. Dunque, proviamo ad andare avanti. Lo stream wrapper implementa i protocolli handlers che determinano come lo stream debba gestire determinate funzioni come fopen, fread, eccetera. Appunto, nella descrizione dell'interfaccia sono dettate tutte quante quelle funzioni che vanno a soddisfare come poter eseguire determinate funzioni standard come fopen o fread. Uno dei nostri schemi è appunto uno degli schemi su cui ci concentreremo stasera è il PHP, che è il principale, lo standard, ma come vedete tra gli standard ce ne sono tanti altri. Lo schema, il target sono appunto la sintassi con cui l'URL deve essere richiamato e non sono accettati altri schemi o anche tipo ORN, non sono supportati. Quindi questo è lo schema standard. Proviamo ad andare avanti e a parlare appunto dello schema PHP con i suoi target sempre standard, che sono lo standard in, lo standard out e lo standard errore, che qualcuno avrà già riconosciuto come degli standard basici del sistema Unix, magari alle radici, insomma, dell'informatica, vedremo un attimo poi dopo. Mentre per noi al momento è più importante concentrarci sul punto 2, cioè sul PHP input e output, che vedremo determinano appunto l'input del body di una chiamata HTTP, ad esempio, piuttosto che l'output, analogamente a come si comporta un echo piuttosto che un print. Il punto 3 riguarda i file destination, se non ricordo male, adesso non ricordo bene il nome, lo vedremo poi. Memoria e file temporanei sono come la scrittura nel file system, soltanto che scrivono in memoria, e oltre i 2 mega si preoccuperanno di scriverlo nella cartella temporanea. E poi ci soffermeremo sul PHP filter che ci permette di manipolare i dati in borsa. Dunque, lo standard, come dicevamo prima, gli standard stream sono delle copie dirette dello standard stream input-output di PHP. Sono delle astrazioni degli input-output, ma sono delle copie di quelli reali a disposizione del PHP stream. Quindi, come sappiamo, insomma, chi magari ha delle basi di programmazione in C saprà che questi si preoccupano degli input basici come quelli che vengono da tastiera piuttosto che quelli che vanno in output sullo schermo. Una piccola nota che fino a qualche tempo fa, non ricordo bene dopo, quando esistevano funzioni di accesso diretto all'input-output, che adesso sono state deprecate e sono diventate invece una libreria PHL, e permettevano l'accesso alle librerie C e direttamente alle funzioni di stream input-output.
Allora, i nostri stream, i nostri target più importanti sono appunto l'input e l'output, che, come abbiamo detto prima, è uno stream di sola lettura, permette appunto di leggere il body e quindi i suoi dati grezzi della richiesta. L'output invece è uno stream di sola scrittura e permette di scrivere nel meccanismo di output buffer, con la stessa maniera appunto dell'echo e del print. I file descriptor qui, per chi si intende di nuovo di informatica a basso livello oppure a livello di sistemi operativi, sono i veri e propri identificatori del file reso in stream e possono essere ritrovati nel sistema a questa altezza, ad esempio, con un numero intero che li identifica. Memory e temp, abbiamo detto prima, che si preoccupano di scrivere nella memoria come nel file system. E l'ultimo, diciamo anche il più importante, è il filtro, che è un meta wrapper progettato per consentire l'applicazione di filtri all'apertura di uno stream. I parametri sono appunto lo stream da filtrare e la possibilità di applicare un filtro in read o in write. Andiamo avanti. I filtri sono il cuore del PHP Stream, permettono di trasformare i dati durante il transito. Adesso vedremo anche degli esempi. I filtri base di cui è provvisto il PHP sono abbastanza limitati, ce ne sono per string filter e quindi noi useremo ad esempio i primi due, il ROT 13 e lo string to upper, e conversione di filtri, compressione di filtri, mentre l'encryption filter è stato deprecato, anche lo strip Tags è stato deprecato. Anche qui una nota sta nel fatto che i filtri vengono applicati bucket per bucket, quindi sezione per sezione di dati. Proviamo dunque a vedere la nostra prova. Ok. Nel primo esempio facciamo un uppercase dello stesso post che abbiamo lanciato prima con questi dati. Verrà recepito normalmente dal server, quindi appunto il suo body sarà spedito in minuscolo, mentre la response sarà questa, e quindi dopo il filtro potremo avere questa trasformazione. Intanto il download sta andando avanti, mancano 14 minuti alla conclusione del download. Vediamo il secondo filtro. In questo caso applichiamo un uppercase e un ROT 15, che è una specie di crittaggio del testo, si preoccupa di aggiungere 13 posizioni nell'alfabeto alla lettera di riferimento, e quindi il risultato di un uppercase con un ROT 13 sarà, una volta filtrato, questo. Il terzo esempio è un testo della Divina Commedia, il primo canto preso, che in forma originale è un file TXT al livello che vedete. In questo caso lo stream si preoccupa di trasformarlo in uppercase per intero. Poi daremo un'occhiata al codice di questo anche, e soprattutto daremo un'occhiata al codice del custom filter, che è questo qui. Per il custom filter abbiamo
Abbiamo applicato due tipi di filtri, che sono, se non ricordo male, uno il ROT 13 e l'altro una soluzione per, diciamo, trasformare le parole non gradite in asterischi in questo caso. E la sommatoria di questi due dà questo risultato. Proviamo allora a vedere un attimo il codice. Torniamo qui per tornare al punto 1. In questo caso era un upper case, abbiamo detto, e il risultato era questo. Ed è questa l'input 1. Usiamo ancora il file get contents che abbiamo utilizzato prima, soltanto che in questo caso abbiamo modificato il suo argomento principale, che è appunto non più il semplice stream che ritroviamo qui a questa altezza, il PHP input, che a questo punto diventa un attributo del filtro, quindi la sua risorsa. L'altro attributo del filtro che cerchiamo è cosa fare al momento della lettura e gli stiamo dicendo che deve trasformare in maiuscolo le stringhe. E quindi il nostro stream filter sarà l'argomento che andiamo a leggere. Ok. Successivamente abbiamo detto nel secondo filtro facciamo un uppercase più ROT 13 e in questo caso l'unica cosa che abbiamo aggiunto alla linea sopra è string.ROT 13 separati da un pipe. Questo in questa diciamo sintassi è il modo per concatenare due o più filtri, perché ecco, a volte non è possibile, come dico qua nella nota, fare un append del filtro. Allora dobbiamo usare questa sintassi, perché altrimenti, adesso vedremo nella pagina successiva, abbiamo la possibilità di eseguire una funzione che si preoccupa di fare l'append alla risorsa principale, allo stream principale, che in questo caso troviamo invece come risorsa qui sulla destra. Il filtro 3, appunto, per descrivere lo stream filter append, vediamo un po', si preoccupava di prendere il testo per intero e portarlo completamente in maiuscolo. In questo caso l'end, lo stream, è un fopen del nostro file txt ed ecco la nostra funzione string filter append, prende lo stream e gli applica, gli concatena il filtro string to upper. La seconda riga è commentata, ma potrebbe funzionare così una catena di filtri da applicare al nostro stream. A questo punto il nostro handle è praticamente trasformato e aggiunto di un filtro e il risultato è quello che abbiamo visto qui. Dunque il custom filter che Google si preoccupa di tradurre in vietnamita. Allora, vediamo un po' come si può fare il custom filter. Prima di tutto si tratta di descrivere una classe che estende PHP User Filter. PHP User Filter, se non ricordo male, deve implementare questi tre metodi, filter, onCreate e onClose. Dunque, in questo caso andiamo ad indicare le parole che non vogliamo vengano scritte e non mi dilungo tanto su questo algoritmo, ma si preoccupa di fare una sostituzione con degli asterischi.
Il processo richiede dunque tre passi: di creare un filtro che implementi il PHP User Filter, registrare un nuovo filtro, Stream Filter Register, dove il primo attributo sarà il nome che utilizzeremo per questo filtro e il secondo il nome della classe che abbiamo appena descritto. Dunque il filtro personalizzato come script attuale. Andiamo ad includerlo per il nostro filtro che abbiamo visto in demo al numero 4 in questa maniera qui. La classe viene inclusa, ma è la classe Dirty Words Filter che abbiamo visto prima. E dunque l'handle si preoccupa di caricare il file txt nello stream, e allora andiamo a fare proprio un append concatenato prima del filtro customizzato e poi del ROT 13, e dunque andiamo a stampare l'intero file fino alla fine con un echo, e il risultato è quello che abbiamo visto prima. Ok, una delle ultime demo a questo punto è uno stream encryption che possiamo vedere subito così. In particolare questo stream encryption utilizza delle classi esterne in Gazol piuttosto che una classe che si preoccupa dell'encryption. E questo è il risultato. Adesso andiamo un attimo a vedere lo script. Qui non mi dilungo granché, si preoccupa del metodo di criptaggio, e quindi il risultato è questo del file originale piuttosto che del file criptato. Andiamo a vedere un attimo il codice, magari è più facile da capire. Queste sono le classi che vengono usate per il criptaggio di questo file. Vi ricordo che il criptaggio come soluzione standard dei filtri PHP non è più usabile, usato perché è stato deprecato. Quindi dobbiamo assolutamente trovare nuove soluzioni. E questa è una di un attore il cui acronimo JSQ, questo è l'indirizzo, insieme al Gazol HTTP con una soluzione di PSR7. Qui l'unica cosa che ci interessa di questo script è vedere che lo stream viene creato tramite appunto la classe stream di Gazol. L'ultima demo è un po' più semplice e si preoccupa di prendere soltanto una stringa dal il primo verso della Divina Commedia, andandogli a imputare un offset, un valore iniziale, in questo caso 12, e una lunghezza 35. Lo stream in questo caso è il nostro file divinacommedia.txt e utilizzeremo lo stream get contents, che assomiglia molto alla funzione che abbiamo visto prima per prendere il body, che era la file get contents. Più o meno si comportano in maniera uguale, qui abbiamo anche la possibilità di gestirne l'offset. Dunque lo stampiamo, risultato appunto il primo verso del primo canto, e chiudiamo il file, che è un'operazione da farsi anche per la sicurezza.
la seconda demo è questa, in cui andiamo a utilizzare l'fget, che quindi ci restituisce un buffer di dati troncato anche dal carattere new line a capo slash n piuttosto che slash r, tutti i caratteri per andare a capo in questo caso. Vediamo un attimo lo script, che è questo. Mettiamo a confronto il risultato con lo script per quindi lo stream viene preso sopra. Qui manca, non ho messo tutto quanto lo script. La variabile stream, appunto, in fget con una lunghezza massima di 1024 viene appunto troncata quando incontra un a capo. Allora andiamo a stampare una i che fa da contatore e il buffer che abbiamo prelevato nella riga sopra. A fianco, appunto, ci stampiamo anche il contatore i fino al numero di 10. Il risultato, lo potete vedere, è proprio questo. Determina che l'a capo separa e separi il buffer. Questo invece nell'esempio 3 non succede perché uso un fread che lavora invece con i bytes che vengono determinati dal suo secondo parametro, in questo caso 10. L'esempio è questo e vediamo che appunto lui propone i numeri del contatore distanziando 10 caratteri a caso e non si preoccupa del carattere a capo. Questo errore qui è un messaggio non corretto, ma è semplicemente un'eccezione. Un'eccezione, un testo dell'eccezione. Ok, e questo è tutto per il momento. Ci sono altre cose in fondo alle slide che lascerò poi disponibili online per il download. C'è un socket, una gestione di un socket per un get, per una chiamata ad un server, sì. Ancora un post sempre con un socket con protocollo SSL e delle chiamate curl per postare. In più le fonti da cui ho preso ispirazione. E questo è tutto per stasera. Oh.